di questo MES. Ieri la destra, il centrodestra ha disertato la commissione. C'è un problema, lei ha detto che bisogna discuterne in Parlamento, ma in che modo se si disertano le commissioni? Beh, insomma, sinceramente si discute in Parlamento perché le opposizioni hanno legittimamente il diritto di portare gli argomenti che vogliono. Noi abbiamo sempre detto che eravamo contrari per il passato, quando anche c'era una ragione per creare il meccanismo europeo di stabilità in un momento di turbolenza finanziaria, ma eravamo preoccupati di questa spoliazione di sovranità e che potessero essere imposte misure draconiane, tipo taglio degli stipendi pubblici, riduzioni delle pensioni, come è accaduto alla Grecia, quindi non è che ci inventiamo nulla. Poi la vicenda è scomparsa dai radar. I grandi governi, quello PD 5 Stelle, non ne ha parlato più. Quello Draghi, il governo dei mercati finanziari, non ne ha parlato di più. Non si capisce perché adesso sia divenuto un'emergenza ora che governiamo noi, se non per fare chiaramente una polemica e una strumentalizzazione, che ci sta anche legittimo da parte delle opposizioni, ma noi rispondiamo con serenità. Sinceramente, il tema non è neanche più solo il merito, anzi siamo convinti che il MES vada riaggiornato alle mutate condizioni socio-economiche. C'è stata la pandemia, una grande crisi finanziaria, economica, c'è la guerra che cambia il mondo, la guerra in Ucraina ha creato anche tanti problemi finanziari, va rivisto il patto di stabilità dell'Unione Europea, va rivisto il sistema dell'Unione bancaria, della governance finanziaria, quindi il MES, che è uno strumento finanziario, va visto insieme a tutti gli altri. A chi dice voi volete usare il MES per ricattare, per avere qualcosa in cambio sul patto di stabilità, questo è un discorso che fanno i ricattatori. Noi non siamo ricattatori. Pensiamo che sia giusto che tutto il tema finanziario vada considerato, valutato e approcciato in maniera comune. Tutto qui, e quindi questo è quello che faremo. Per ora, insomma, abbiamo fatto discutere l'opposizione, come giusto che sia, in Parlamento diremo la nostra come maggioranza. Ecco, però lei dicendo che va riformulato, sembra proprio che si sta andando verso la direzione come ha detto lei, del ricatto nei confronti dell'Europa su determinati punti. Riformularlo poi è anche la linea di Forza Italia, quindi possiamo dire che si sta viaggiando verso questa, diciamo, opzione. No, il tema non è questione, i ricatti li fanno le forze politiche d'opposizione in genere. Noi come governo diciamo la nostra in sede europea, non è che la nostra posizione diventa un ricatto e quello della Francia invece è utile. La Francia difende gli interessi nazionali e lo facciamo anche noi. Noi poniamo il tema che tutti questi strumenti finanziari debbono avere una coerenza e quindi vadano discussi insieme e vedremo. Poi la valutazione sarà nel merito quando si discuterà di tutto, di unione bancaria, di patto di stabilità, di MES, di governance finanziaria, di Banca Europea, di tassi di interesse. Insomma, vediamo quello che c'è in campo e poi faremo la nostra proposta.